Secondo alcuni recenti sondaggi, i boschi sono tra i luoghi più temuti dalle persone, per via della paura di rimanere disorientati o di ritrovarsi di fronte ad animali e individui pericolosi, senza aver possibilità alcuna che qualcuno possa sentirli e aiutarli. I video che vedrete tra poco faranno rabbrividire anche i più coraggiosi. Nel 2013, lo youtuber Mr. Hutch 117 caricò un video intitolato Il suono più spaventoso di sempre. Nel filmato lo vediamo camminare insieme alla sua compagna all'interno di un bosco innevato, di cui purtroppo non conosciamo le coordinate. Niente di particolarmente spaventoso, direte voi, se non che ad un certo punto inizia a sentirsi un suono misterioso espandersi per tutta l'area. Maybe if we just went a bit further up, we might see something. Shit, what was that? Fuck this. Oh, this is it. Maybe it wasn't 2012, it was 2013. Fucking hell. Alright, okay. It's not an animal, is it? Oh yeah, that was loud. All right. I due, inizialmente confusi, aumentano via via il passo per cercare di uscire il più in fretta possibile da quel luogo inquietante. Siamo in Canada. Un ciclista di nome Chris sta percorrendo con la sua mountain bike il sentiero di un bosco quando improvvisamente si imbatte in qualcosa di estremamente pericoloso. Un puma lo sta osservando nascosto tra la vegetazione e nel momento in cui l'uomo se ne accorge, inizia ad avvicinarsi. Hey Mr. Mountain Lion. How are you doing? Nice to see you. Nice to see you. I am much bigger than you. I'm way bigger than you. Go! Yeah? See this, Will? And he's just staring me down. Okay. This cat is coming back at me. This is unbelievable. There's a mountain lion right here. Right in front of me. Stay back. Stay there. I'm not afraid of you. Puma è un predatore furtivo e strategico che crea delle imboscate per attaccare le sue prede. Il momento più critico avviene quando Chris si volta compiendo uno scatto. In quel momento si vede come l'animale sia pronto a sferrargli l'attacco, ma fortunatamente l'uomo si gira rapidamente
e con posture e toni decisi, riesce incredibilmente a sventare il tutto e a far allontanare l'animale. Quante volte avete visto una casa sperduta nei boschi e avete pensato di volerci andare per stare lontano da tutto e tutti? Dovete sapere però che un conto è passarci qualche ora, ben altro conto è invece viverci. Ne sa qualcosa Brian Schuller, diventato famoso online per aver condiviso alcuni video registrati dalle sue telecamere di sicurezza, che negli anni hanno ripreso di tutto e di più. In questo caso, ad essere stata ripresa davanti a casa sua è una donna, all'apparenza disorientata e confusa, che vaga da sola per il bosco. Le ipotesi tra gli spettatori si sprecano, ovviamente. C'è chi pensa che le si sia rotta l'auto o che più semplicemente sia solo ubriaca. Quello che però non convince in entrambi i casi è perché non provi a bussare alla porta, visto l'ipotetico bisogno di aiuto. Ad ogni modo, Brian portò il video alla polizia e della donna non si ebbe più traccia. Ci troviamo in Michigan e sono le 11 di notte. Un uomo esce dalla sua abitazione perché da qualche minuto sente degli strani suoni provenire dal bosco vicino. January 21st, about 11 p.m. I'm a couple hundred feet from my house. You can hear it going off in the background right now. Sounds like laughter. It's actually gotten closer since it started. It's probably only... I don't know what it is or what that is going off right there. You can hear it. Alcuni residenti della zona credono possa trattarsi di un coyote o di una volpe. Quello che però è strano è che prima di quella sera non avevano mai sentito dei rumori del genere, visto che di animali come quelli non se ne vedevano da molto tempo. Secondo l'uomo che sta riprendendo la scena ed altri, invece, i versi potrebbero provenire da una creatura scimmiesca, conosciuta come Sasquatch, ma nessuno, ovviamente, gli crederà mai. Come vi ho detto inizialmente, il timore per alcune persone non è solamente quello di trovarsi di fronte animali in un bosco, ma anche individui pericolosi. Ed è quello che è successo a questi ragazzi durante un'escursione in moto. Silver Subaru, Baja. Have you seen it up there? No. You sure? Yeah, I'm positive. We were at the mine. Just robbed me. I haven't seen him. Thanks, bro. Sorry to scare you. Oh my God, Jesus. Un uomo decisamente ubriaco e armato di pistola salta fuori all'improvviso e gli blocca il passaggio. Gli chiede se hanno visto un'auto, una Subaru grigia, affermando di essere stato derubato dal conducente. I ragazzi rispondono di non aver visto nessun'auto del genere e l'uomo li lascia andare via, facendoli tirare un grande sospiro di sollievo. Bene amici, anche questo video è terminato. Io vi do appuntamento al prossimo. Nel frattempo, fate i bravi.